Ciao ragazze, buongiorno. Oggi ho iniziato male, praticamente ho iniziato a fare la diretta sul mio profilo personale di lavoro, quindi ho fatto un casino. Però eccoci, tutto perfetto. Allora, oggi abbiamo Gemma, che è una dottoressa che è stata sia paziente in questa clinica dell'infertilità, sia una professionista, poiché lei è una biologa e quindi oggi è qui e tocchiamo finalmente un argomento che non abbiamo mai trattato e soprattutto con una persona che ci sa dare delle risposte giuste. E non è poco perché a volte noi no, ci arrampichiamo sugli specchi. Ciao Desi, scusate questi 3 minuti di ritardo, ma io mi ero collegata sull'altro mio account perché sono una rimbambita. Allora, ora sentiamo Gemma, Gemma, prepariamoci a fare tutte le domande che vogliamo, che sarà divertente. Ciao Daniela, questo interessa anche a te, eh? Mi raccomando. Eccomi! Cioè, ma colpa mia! Ma No! che trovavo! No, ma è una cosa stranissima! Mi comparivi sul profilo, quell'altro dello studio, e non su quest'altro, dice, ma com'è possibile? Che sono una rimbambita, ecco com'è possibile. Sto lavorando troppo alle foto del libro. Hai visto ieri sera che ore erano? Io sono stata fino a mezzanotte. Ecco, iniziamo subito a bloccarci. Che cos'è oggi? Eccoti, eccoti. Gemma, ci stai? Sì. Ho Hai chiuso la cambiato porta. postazione? No, ho chiuso la porta perché non mi ero accorta che l'avevo lasciata aperta e si sentiva l'altro studio, il medico che parlava. Tutto a posto. Allora, praticamente noi quando ci siamo sentiti giorni fa, grazie a Valentina Berruti che mi ha dato il tuo contatto, tu ti sei definita la prima babysitter Eh sì, dei noi ci nostri teniamo bambini. tantissimo, non ci considera nessuno. No, scherzo. Come Sì, vero? c'è questa cosa, si trovano anche delle magliette in giro, no? Dove infatti noi poi ci scambiamo questi messaggi tra colleghi dove c'è scritto tipo my first babysitter was an embryologist, capito? Il mio primo babysitter era un embrio, è stato un Carina, embriologo da regalare il bodino alla mamma, capito? ma è Così lo mette al bellissima. bambino appena nasce, carinissimi, ma online si trova tantissimo, nei negozi vabbè ovviamente no, ovviamente all'estero va molto di più perché c'è un po' più di Apertura. apertura, diciamo, in questo e niente, quindi sì, i primi babysitter. Scusa un attimo, ma questa maglietta chi l'ha fatta? No, sono delle linee, non lo so, sarà un nome di una linea, sono proprio dei bodini da neonato con scritto My first babysitter was an embryologist. È carino perché noi poi abbiamo la giornata mondiale dell'embriologo, no? E quando festeggiamo, allora, per esempio, una di quelle foto era una delle che veniva più spesso postata per pubblicizzare questa cosa, appunto, questa giornata mondiale. Le voglio cercare. No, Sono io però bellissime. vorrei di regalarlo a tutte le mamme di default nel momento in cui nasce il bambino, come regalo del centro, però ovviamente poi magari non tutte lo vorrebbero, cioè lo vogliono mettere. Sarebbe carino che lo facessero i centri, è vero, è vero. Allora, vediamo un attimo chi ci abbiamo collegate, così salutiamo tutte. C'è Daniela, c'è Leonora, c'è Sofia, ciao. Ci Ciao a saluta tutte! Desi e Leonora. Ok, allora, non ci abbiamo già domande. Che termine stupendo, Desi? Quale Desi? La babysitter? Penso di sì, che sia quello. Ciao Simona, ciao Mara. Dovrebbero regalarlo al parto alle mamme. Sofia, buongiorno Gemma, ti chiami come mia nipote, nata 2 mesi fa e che non ho ancora visto a causa del virus. La vedrai presto, però. Poverina, mamma mia. Con una videochiamata, loro hanno comunque la percezione del suono, almeno quello. Vero, è vero. Allora, ciao Adriana, Sofia, comunque voi biologi fate un lavoro stupendo, non è vero che non vi consideriamo. Sì, però sai, Grazie. non entrandoci in stretto contatto, effettivamente, cioè tu conosci più l'assistente del tuo ginecologo che il biologo. Senti, allora, iniziamo per bene. Io sono qui a vostra disposizione, ditemi Ciao, tutto, tutti i vostri dubbi. sentite bene o l'eco? Vediamo un attimo come sentono prima. Ciao Mara. Ditemi se sentite bene, così continuiamo, perché io sento un po' d'eco, ma non abbiamo le. Bene, ok, Simona dice ok. Allora, io vado a fare il pick up, io ne ho fatti tanti, quindi no, ho fatto tanti pick up.
Dopo che ti portano via, ti riportano in camera, io mi sveglio lì. Nel frattempo, che cosa sta succedendo? Ce lo racconti passo passo, piano piano? Allora, mentre la paziente è sul lettino, il ginecologo effettua appunto il prelievo del fluido follicolare. Le provette che mano a mano raccolgono questo fluido follicolare e vengono poi chiuse dall'ostetrica o infermiera, insomma, chi è accanto a lui, vengono portate in laboratorio e dietro quelle mura c'è una cappa, quindi una postazione dove c'è seduto l'embriologo che una a una va a versare queste provette in dei contenitori, noi le chiamiamo in delle dish, in delle piastre e lì al microscopio andiamo a cercare i vostri ovociti e quindi si sente il numero 1, 2, di solito quando la sala operatoria è contigua, attigua al laboratorio, noi mano a mano che lo troviamo riportiamo al ginecologo il numero a cui siamo arrivati. Ovviamente se sono tante provette, poi a un certo punto uno smette, l'importante è mandare il feedback. E si raccolgono tutti questi complessi cumulo-ovocita perché non c'è ancora l'ovocita, c'è l'ovocita circondato dalle sue cellule, quindi non sappiamo ancora se è maturo o meno, perché tutti vi avranno detto poi tot ovociti ritrovati, ma solo 8 di 10 erano maturi. Ecco, in questa fase non si vede la maturità, sono Ah, ok. circondate dalle loro cellule e noi immediatamente, finito il pick-up, le mettiamo in questi tubicini con dentro del terreno di coltura che li tiene al caldo e li mettiamo nell'incubatore. Bellissimo. E si devono riposare. L'incubatore è un utero artificiale, è un contenitore che ricrea tutte le condizioni che sono nell'utero della donna e lì devono continuare un altro po' a riposare perché devono finire la maturazione che hanno iniziato dopo che la paziente ha fatto la puntura, la famosa puntura di Gonasi oppure di Suprefact, no? A seconda se ha fatto l'agonista o meno, che induce la maturazione finale dell'ovocita. Quindi da quella puntura in poi si apre un mondo perché ma c'è la vera e propria maturazione finale dell'ovocita. Senti un attimo, allora mi dicono che c'è un po' di eco, quindi cerchiamo, cioè quando tu ti metti in pausa, io ti faccio la domanda, così non facciamo più casino. Questo utero artificiale, che caratteristiche ha? Il calore? Allora, la temperatura A è a quanto? 37 gradi. Ok. L'anidride carbonica, la CO2, che nell'atmosfera a noi è in tracce, invece lì deve essere circa al 5 o al 6%. E Ok. un'altra cosa importante è l'ossigeno. Gli incubatori all'inizio della fecondazione assistita, l'ossigeno era 20%, come quello ambientale che respiriamo. Atmosferico. Poi, grazie a tanti studi che sono stati fatti, è stato scoperto che in realtà le concentrazioni di ossigeno nell'utero e nelle tube sono bassissime, in alcuni tratti raggiungono addirittura il 2%. E quindi da circa 10 anni, ma ti assicuro che forse alcuni solo negli ultimi 2 o 3 anni, hanno cambiato l'incubatore e hanno messo anche il controllo di ossigeno. Quindi temperatura a 37 gradi. CO2 a 5%, 6%, poi ognuno ha il suo range, e uguale anche l'ossigeno 5%. Queste sono le condizioni proprio fondamentali per ricreare quello che c'è nell'utero o nella tuba comunque della donna. E quanto deve passare prima che lo fecondiate? Allora, di solito si aspetta almeno un paio d'ore, 2 o 3 ore. In realtà, per fare una cosa scientifica, perché noi siamo precisi, bisognerebbe vedere l'orario della gonasi, quindi non bisogna contare l'ora dal pick-up, cioè se il pick-up l'hai fatto a 36 ore post HCG, cioè 36 ore dopo la puntura di gonasi o di Suprefact, allora puoi aspettare 2 ore. Se il pick-up l'hai fatto a 35 ore dalla gonasi, allora puoi aspettare anche 3-4 ore. Però Due. diciamo che c'è un range di tempo, volendo puoi aspettare anche 4 ore, però di solito è importante non inseminare prima
delle 38 ore totali, quindi 36 più 2, perché abbiamo detto deve finire di maturare l'ovocita. Devono avvenire tre cose principali: Sì. maturazione nucleare, quindi a livello di cromosomi si deve finire di dividere i cromosomi perché ancora non si sono separati bene, detto proprio in parole povere. Quindi maturazione nucleare, maturazione citoplasmatica, quindi tutti gli organelli che andranno lì a supportare le varie divisioni e lo sviluppo degli embrioni, i mitocondri, si devono ricollocare bene e poi si devono espandere le cellule del cuculo. Questi tre eventi, diciamo, connotano la maturazione finale dell'ovocita. E questi tre eventi avvengono in un paio d'ore, No, minimo. no, questi tre, questi avvengono dal momento in cui fai la puntura, il trigger, l'agonasi o il suprefact, però di solito impiegano circa 38 ore. Siccome il pick-up si fa o a 35 o a 36, allora si dà ancora un po' più di tempo, diciamo. Poi si prendono da questo útero artificiale, dall'incubatore, si riportano sotto la postazione della cappa e si rimettono in un'altra piastra di coltura dove si decumulano, quindi si tolgono tutte queste celluline che sono intorno agli ovociti, le cellule del cumulo, che sono importantissime perché sono quelle che gli danno il nutrimento, è come la placenta con il bambino. Quindi queste cellule vanno tenute fino all'ultimo. Perché gli continuano, anche se sono state tolte dal follicolo, che era quello che fino a poche ore prima gli dava tutti i nutrienti, sono loro che continuano a dargliele. Infatti si dice non si decumula presto e poi dopo aspetti 2 ore per fare la ICSI. Si decumula poco prima, perché senza queste cellule gli ovociti poi stanno male. Ok, Ok? Quindi perfetto. le decumuliamo e subito dopo si fa la ICSI. Quindi ci si siede nella postazione del micromanipolatore, ovviamente in questo caso il micromanipolatore è nell'ambiente ovviamente esterno, cioè esterno sempre tutto controllato, noi abbiamo tutti i controlli particellari, microbiologici, quindi ha sempre determinate caratteristiche, non lo posso fare qui nello studio ovviamente perché non c'è Certo. un controllo di aria, e sono fatti su una piastra riscaldata rigorosamente a 37 gradi, perché così loro non hanno uno shock di temperatura. Loro non hanno sbalzi termici, ma è sterile l'ambiente, sì o Certo, no? tutto completamente sterile, è pieno di filtri, filtri EPA, filtri a carbone attivo. Noi ogni 6 mesi abbiamo il Centro Nazionale Trapianti perché noi siamo un centro di organi e tessuti, quindi abbiamo tutti questi controlli continui che ci devono essere, ma non viene fatto sotto cappa, viene perché deve essere fatto con lo strumento che è il micromanipolatore. Quindi a quel punto si prende lo spermatozoo, che poverino non l'abbiamo neanche nominato, ma diciamo che mentre lei fa il pick-up e noi guardiamo le piastre con gli ovociti, c'è un'altra persona che invece va a prendere il liquido seminale raccolto dal marito e lo prepara. Lo prepara, fa il famoso swim up, quindi lo Che centrifuga, lo cos'è lava lo lo centrifugo? lava con un terreno arricchito, poi con la centrifuga va. C'è un tubicino e va tutto in fondo al tubicino, no? Forma un pellet, quindi una pallina concentrata, diciamo, di spermatozoi. Sopra si mette del terreno caldo e quelli più veloci. Aspetta, che cos'è il terreno caldo? Perché qui ci immaginiamo la Hai terra ragione. tiepida. No, esatto, è come dell'acqua zuccherina. Ah. È un'acqua piena di tutti i fattori che, diciamo, energizzano questi spermatozoi. E questi spermatozoi dal fondo del tubicino iniziano a migrare sopra, no? Come dei pesciolini. E noi dopo un'ora andiamo a prendere per la ICSI solo un po' di quel terreno che sta in alto, che conterrà gli spermatozoi che sono stati più rapidi. Quindi non ne prendi uno. No, da quel terreno ne prendo un po'. Ok. Poi li metto in una goccia vicino ai miei ovociti per fare la ICSI e poi li insemino uno alla volta. Però io devo sempre scegliere tra tanti spermatozoi, quindi io prima li lavo e li arricchisco,
ne prendo un bel po', li metto nella mia goccia e poi ho la mia goccia con gli ovociti, la mia goccia di terreno con gli spermatozoi e uno a uno prendo uno spermatozoo insieme in un ovocita. Senti Gemma, per questa volta che è la prima facciamo, cioè passami il fatto che io ti faccia delle domande molto stupide, perché così è Tutte, tutto chiaro. Se io ho tutte, soltanto un ovocita, tu sceglierai soltanto uno tutte. Certo, spermatozoo? per forza. Ok. Però io non lo prendo già dalla provetta. Prima ne prendo sempre un bel po' perché nella provetta io non li vedo. So solo che prendo quelli che sono stati più veloci e sono andati più in alto. Ok? Sì. Quindi io non vedo il microscopio, io solo li Scusa, prendo. voglio ringraziare Valentina, ma felicissime oggi di sentire Gemma, perché Valentina mi ha dato il tuo contatto. Allora, scusa che ti ho interrotto. Vai, vai, Gemma, scusami, ti ho No, bloccata io. praticamente quando noi prendiamo, cioè la fase preliminare dove noi non guardiamo col microscopio, quindi andiamo a prendere i spermatozoi che sono migrati in questa superficie di questo liquido, quindi proprio con una pipetta molto piano andiamo a recuperare solo la parte superficiale, la mettiamo in questa piastra e in questa piastra, con questa piastra con ovociti e spermatozoi, andiamo al nostro micromanipolatore che ci fa vedere migliaia di volte ingrandito. Quindi è quando io vado a vedere 1.000 volte ingrandito che vado a selezionare lo Lo spermatozoo da so. inseminare, perché io lo devo vedere bene, a quel punto devo studiarmi, ok, che è andato veloce perché se l'ho recuperato è stato velocissimo, ma lì devo vedere com'è la testa, com'è appunto la morfologia, se ha dei vacuoli, quindi dei buchetti, se la forma è troppo tonda o troppo fina. Okay. In Bisogna quel fare caso delle non vado osservazioni. bene. No, in quel caso scegli uno migliore. In alcuni casi non c'è purtroppo quello migliore, uno deve inseminare quello che c'è, perché comunque bisogna pensare che la valutazione morfologica non vuol dire nulla. È come le persone, se uno è bello o brutto, sono parametri soggettivi, estetici e non vogliono dire nulla di una persona come dentro. E lo stesso è per spermatozoi e ovociti. Io ho visto Certo. embrioni bellissimi che non si sono impiantati e embrioni frammentatissimi, se vuoi, vedendo il parametro estetico, bruttissimi e ho conosciuto il bambino nato, quindi non vuol dire nulla. Senti, che dici? Iniziamo prima di proseguire a leggere qualche domanda perché Certo. ho visto un po' e non voglio perderle. Allora, qui tutti i saluti e molto entusiasmo. Ciao Angela, ciao Melania. E allora, pensate che io credevo che al PIC prelevassero l'ovocita e che si vedeva già se è maturo o meno. Quante cose si scoprono grazie agli esperti. Embrioni che si bloccano in quinta giornata, cattiva qualità ovocitaria o spermatica, o entrambe. Melania va dritta al sodo, Vai. brava. Melania, allora ti meriti una risposta però precisa. Sì. Allora, come vedete dalle dimensioni dell'ovocita e dello spermatozoo, se voi lo vedete, se mettete su Google spermatozoo ovocita, l'ovocita è grandissimo, lo spermatozoo è piccolissimo. Perché? Perché l'ovocita detiene tutto il potenziale riproduttivo del futuro embrione. Tutto quello che avverrà all'embrione avverrà grazie a ciò che è all'interno dell'ovocita. Ecco perché l'età materna conta così tanto, perché la qualità ovocitaria è il punto di partenza per tutto. Quello che non tutti sanno è che l'ovocita è, diciamo, una mamma molto buona nei confronti dell'embrione, perché che cosa fa? Lo aiuta a svilupparsi fino alla transizione tra 4 e 8 cellule. In poche parole, l'ovocita sostiene lo sviluppo dell'embrione fino a circa la terza giornata. Se un ovocita è buono, ha delle buone proteine, dei buoni mitocondri, lo sostiene fino a quel punto. È solo in terza giornata che si attiva il genoma dell'embrione, quindi ovocita più spermatozoo. In poche parole, se l'ovocita è di buona qualità, è molto probabile che quasi tutti arrivino in terza giornata, è dopo che si vede la validità di quell'embrione. Ecco perché in terza giornata arrivano 10 embrioni e blastocisti ne arrivano solo 3, perché è stato dopo che si è attivato il genoma dell'embrione. Spieghi la differenza tra embrione e blastocisti? La spieghi per cortesia? Certo, allora,
Noi quando facciamo la ICSI, l'inseminazione in vitro, poi può essere anche la FIVET. La FIVET non l'abbiamo detto, ma è semplicemente che questi famosi ovociti non si decumulano, rimangono con le loro cellule intorno, si mettono in coltura vicino a degli spermatozoi e gli spermatozoi entrano da soli. Scusa, questo lo potete decidere anche al momento? Se questo si decide al momento, ma purtroppo già ti dico che il 90% ormai sono ICSI. Perché? Ah. Perché la fecondazione assistita aiuta soprattutto a fare questo, a far entrare lo spermatozoo all'interno. Noi, una volta che avevamo pazienti che avevano in media 15-20 ovociti, si poteva pure fare che fai la FIVET, oppure facevamo a volte metà e metà, metà FIVET e metà ICSI. Ma adesso che abbiamo pazienti con 4-5 ovociti, oppure abbiamo pazienti con donazioni di ovociti e ci arrivano ovociti contati, no, abbiamo ovociti, 5-6 ovociti a disposizione, non possiamo permetterci di aspettare la notte e pregare se lo spermatozoo è entrato. Abbiamo la tecnologia, cioè come se una persona si fa male al dito, c'è l'infezione e dice vabbè, vediamo se ti passa, appunto non ti do l'antibiotico, se vedi che sta prendendo una piega negativa glielo devi dare l'antibiotico, certo. Se non ce l'hai è un altro conto, ma la ICSI per noi, figuriamoci, è un carico di lavoro maggiore, perché lì si tratta di mettere insieme con la FIVET spermatozoi e ovocite, aspetti la notte, fanno tutti da soli, il giorno dopo trovi fertilizzato. A livello di carico, se vuoi, di lavoro e di impegno è molto di più, ma almeno tu dai una garanzia, perché come tutti saprete, anche se tu lo insemini e quindi lo inserisci dentro con la ICSI, neanche in quel caso è detto che si fertilizzi. Almeno tu così riesci a capire cosa è successo, cioè dopo una ICSI tu dici io lo spermatozoo l'ho messo dentro, quindi c'è qualcosa che non va nell'attivazione. Se tu fai la FIVET hai anche un altro dubbio, hai il dubbio ma è entrato o non è entrato questo spermatozoo? Certo. E giustamente, siccome poi se vogliamo anche parlare in termini di costi e benefici, ma anche i costi sono gli stessi, una paziente ti può anche dire mi scusi ma non si è fertilizzato nulla, ma allora perché voi non mi avete fatto la ICSI? Cioè è un rischio. È vero. Certo. La FIVET si può fare per esempio per le pazienti che hanno problemi di tube chiuse, allora lì, siccome essendo solo un problema meccanico che non si incontravano ovociti e spermatozoi, basta che tu li fai incontrare in vitro. Però, e poi non vedi se sono maturi. Non vedi la maturità, quindi non sai garantire, non sai dire alla paziente quanti erano maturi. E se erano tutti immaturi di 12 e solo uno maturo? No, ho capito perfettamente. Quindi a Melania che cosa risponderesti? Allora, la domanda era se si arrivava a blastocisti. Ovviamente, cioè... No, lei chiedeva se si bloccano in quinta giornata. Cattiva qualità, ovocitaria o spermatica, o entrambe? No, non l'avrai mai la certezza. Può essere entrambe. Sicuramente se si blocca in terza giornata è molto probabile che non si è attivato il genoma dell'embrione. Di solito succede chi ha degli spermatozoi, per esempio, da liquido, da prelievo testicolare, quindi che non sono maturi, quindi sicuramente fattori maschili. Ah. Dai, sbloccati! Non vedevo più, si era bloccato. Lo so, ti sei bloccato. La blastocisti è un po' più complicato, cioè nel senso... il blocco l'ha superato, quindi il genoma dell'embrione si è attivato. Deve essere successo qualcosa dopo, ma che può dipendere da tutte e due. Non c'è una motivazione, capito? Non ce ne può essere una unica. Però mi incuriosisce sapere come mai, perché di solito è difficile poi che in quinta giornata, cioè dipende se era diventata una blastocisti e poi degenerata, cioè dovremmo vedere il caso specifico. Allora, vabbè, qui ti fanno un'altra domanda dell'utero artificiale, ma tanto hai risposto perché te l'ho fatta anch'io. Sempre Dai si chiede, la classificazione, perché non sono standard e ogni clinica ha i suoi range? Bravissima, e infatti lei è brava. Io, la Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca, di cui io faccio parte, ho promosso proprio questo studio, sono stata una delle ideatrici di questo studio, cioè abbiamo mandato delle foto di embrioni in tutti i centri italiani e abbiamo fatto fare delle classificazioni tra
due persone dello stesso centro e altre persone all'esterno, ognuno la faceva diversa. Fortunatamente le società scientifiche in questo hanno preso una posizione, ma tu pensa, già dal 2011 è uscito un position paper di una società scientifica che diceva: parliamo tutti la stessa lingua. Per favore, la blastocisti, chiamatela 1AA, 5AA, dove 1 è l'espansione, la prima A è la qualità dell'inner cell mass, che è la parte che dà l'embrione, e la seconda lettera è il trofectoderma. Però ognuno poi decide, cioè ogni laboratorio purtroppo ha la sua storia, ha le sue tradizioni, sono 10 anni che li classifichiamo così, perché lo devo cambiare ora, capito? Cioè non è che c'è un obbligo. È un peccato, perché noi poi quando facciamo i trasporti tra centri ovviamente dobbiamo chiedere l'aiuto da casa per decifrare. Ma se può rincuorare, il punto della domanda non è perché non la facciamo tutti uguale la classificazione. Il punto della domanda, cioè il punto importante è che questa classificazione non serve a nulla. Noi ormai non la facciamo neanche più, perché si è visto che la qualità degli embrioni o delle blastocisti non c'entra nulla con le probabilità di impianto. Quindi perché bisogna dire a una paziente ha una blastocisti bellissima e creare un'aspettativa, e a un'altra sì, ha una blastocisti ma è lenta, è indietro, è brutta, è in sesta, è in settima, e poi invece magari ha le stesse probabilità dell'altra, se non di più. Certo, è vero, perché già parti male, no? Quando ti dicono è C, è D. No, invece è sbagliato. Signora, c'è un embrione da trasferire. Io dico sempre, quando me lo chiedono, ma com'è? Signora, se è qui a fare il transfer è perché è una cosa valida. Se non fosse stata valida sarebbe degenerata, infatti, e non saremmo qui a fare il transfer. Quindi le probabilità di un embrione C per me sono le stesse di un embrione A, così come di una blastocisti. Perfetto. Allora, così rassicuriamo delle ragazze che... Quindi io la toglierei proprio, la classificazione. L'abbiamo capito. Buono. Allora, oddio, si apre un mondo. Antonella chiede: quanto un ovaio policistico possa influenzare su una buona produzione di ovociti? Forse la domanda è fuori tema. No, assolutamente. Non è fuori tema, e copre anche un altro tema che però appunto discuteremo separatamente, perché anche qui ha un ruolo fondamentale anche l'alimentazione. Sì, accenniamolo. La prossima settimana ci accordiamo, perché tu sei anche un'esperta della nutrizione. Sì. E io ci credo molto, perché a me aiutò tanto una dieta per le mie cisti endometriosiche, è vero, cioè le diminuì tantissimo e il transfer andò a buon fine, quindi io sono abbastanza convinta di questo. Te sei piuttosto in linea con me. Uguale, perché ho avuto la stessa problematica, quindi... Quindi ne faremo una diretta la prossima settimana, dove parleremo proprio di alimentazione. E intanto questo per accennarlo. Ora, Antonella. Allora, qual è il problema dell'ovaio policistico? È un ovaio che, detto in poche parole, ne produce tanti follicoli, ma così tanti che recluta anche quelli che sono più indietro con lo sviluppo, e quindi quando sono in tanti a crescere, diciamo, c'è poco FSH disponibile, non riescono a crescere bene e poi sono immaturi. Quindi a volte si ha, in alcuni casi, un numero elevatissimo di ovociti, tipo 15, 20, anche 30, e poi va a vedere, i maturi sono 3-4. Allora, è da differenziare i due tipi di gestione. Con la PMA, comunque, con i farmaci questo problema si risolve. Si risolve perché che succedeva? Prima si recuperavano tanti ovociti immaturi nelle PCO, anche perché il ginecologo che faceva crescere i follicoli col farmaco a un certo punto si metteva paura, perché giustamente avevi reclutato 20-25 follicoli. E per continuare la stimolazione, per farli maturare meglio, doveva dare altri ormoni che ne avrebbero fatti crescere ancora di più. Allora che si faceva? Si faceva fare la gonasia ad un certo punto, perché era fin troppo la crescita dei follicoli, ma era troppo poco, non per la quantità, ma per la maturità di quei follicoli. Cioè praticamente si induceva
per paura di fargli fare troppi ovociti e mandarla in iperstimolo, si induceva un po' prima di quando si sarebbe dovuto indurre la paziente. E ecco perché erano più immaturi. Oggi abbiamo altri farmaci, abbiamo le pazienti che sono vari nomi in commercio, però che usano l'agonista per fare il trigger, quindi non l'agonasi, ma tipo il Suprefact, Decapeptyl, altri farmaci. In quel caso Li il conosco. transfer non lo puoi fare, però ti azzera molto la probabilità di iperstimolo e quindi in quel caso infatti i medici, oggi che è più conosciuta questa tipologia di induzione della maturazione, si permettono, cioè riescono ad andare più avanti perché loro ti devono sì far produrre dei follicoli e degli ovociti, ma non Ma di possono mettere a qualità. rischio la tua salute. No, certo. Quindi questa è una questione. Per quanto riguarda ovviamente invece la ricerca spontanea di gravidanza da PCO, che cosa succede? Che sempre questo problema dei tanti follicoli, che cosa fa? Non consente di far selezionare il follicolo dominante e quindi non c'è l'ovulazione. Infatti molto spesso hanno cicli anovulatori. E lì dove si deve lavorare? Si deve lavorare anche sull'alimentazione di queste pazienti, perché a livello ormonale si può fare tanto. Si devono abbassare i livelli di zuccheri perché sono pazienti con insulino resistenza. No, mi viene da ridere perché sei un'altra fissata come me, no, non lo capisco, gli zuccheri sono il male, ragazzi. Esatto, basta. Senti un attimo, quando Pure parli troppa di carne trigger, rossa. come? Anche la troppa carne rossa. Io sono vegetariana da 25 anni, quindi non faccio testo. Senti, quando tu dici trigger... Sì. Allora, il trigger sarebbe l'induzione, la famosa puntura che si fa 2 giorni prima del pick-up, diciamo un Sì. giorno e mezzo prima, che sarebbe, ripeto, l'agonasia, quella là che si dice la fai alle 9 di sera, la fai alle 10 di sera e poi all'intervento te lo chiedono. E quello, il trigger sarebbe, in inglese vuol dire induzione, perché è l'induzione di cosa? Quello che abbiamo detto prima, induzione della maturazione finale. Ok, perfetto. Allora andiamo avanti. Meravigliosa questa diretta, grazie, veramente diretta super interessante, molto interessante. Come un concime, agevolano gli spermini. Sì, esatto, questo è riferito al discorso che facevamo prima. E per la ICSI scegliete voi, per la FIVET come funziona? Ovvero vengono messi accanto e andranno loro a fecondare, sì, Esatto, ovviamente. esatto. E ovviamente solo uno, perché la natura è grande, quindi prima di noi ha capito qual era il modo. Praticamente in natura entra uno spermatozoo e nel momento in cui si fonde la membrana dello spermatozoo con l'ovocita, vengono rilasciati dei granuli corticali, si chiamano. Sono delle palline che sono sotto la membrana dell'ovocita che vanno a indurire la membrana, in modo tale che dicono lui è entrato, ora non entra più Non è... nessuno. Ah, vedi. Senti un attimo, allora invece Melania continua chiedendoti se la morfologia del seminale è dello 0%. Allora, non fa nulla, l'importante è che c'è il seminale perché il liquido seminale, lo spermatozoo deve veicolare l'informazione genetica e sappiate che quando si parla di frammentazione, di c'è un problema, non so, di morfologia, eccetera, un ovocita buono è in grado di riparare un danno del DNA allo spermatozoo. Per questo è fondamentale anche la qualità ovocitaria, perché si è visto che anche pazienti che hanno un indice di frammentazione spermatica alto, poi alla fine si fertilizzano e hanno bambini. E hanno visto che statisticamente succede spesso nelle pazienti che hanno una qualità, un'età diciamo inferiore, quindi un'età che consente di avere una qualità ovocitaria migliore. Interessante. Ciao Lucia, l'embriologo, il primo babysitter nei nostri embrioni, forse rubata da Luisa Musto. Ma no, qua c'è una serie di magliette addirittura di body che vendono Sì, per allora bimbi. non so, mi ricordo che era un sito inglese quello dove l'ho visto, ma sicuramente ce ne saranno tantissimi. Dobbiamo farlo. Magda, ciao Magda, e come si fa a capire come sono internamente? Gli ovocidi e gli spermatozoi. Credo gli ovociti, vero Magda? Dacci un cenno che ti rileggo in fondo perché sono rimasta troppo indietro. No, vabbè, Ok. Puoi dare una risposta veloce sia per uno che per l'altro? Così. Ripetimi le domande, qual erano? Aspetta che ci sto tornando.
Come si fa a capire come sono internamente? Non lo fai? Cioè non lo capisci? No, giusto? Allora, sia l'ovocita che lo spermatozoo si possono vedere internamente, ma implicano una colorazione che li fa morire, li distrugge. Quindi tu l'ovocita te ne guardi bene dal farlo, perché già ce n'hai pochi e guai a chi li tocca. Lo spermatozoo lo puoi fare, cioè si fa uno spermiogramma e si chiede anche di colorarlo e vedere vitalità, frammentazione. Ma purtroppo, perché questi test diagnostici hanno un potere relativo? Perché tanto poi io alla ICSI non posso andare a vedere dentro se il DNA è frammentato o meno. Quali sono i test diagnostici? Beh, si può vedere la frammentazione del DNA, la decondensazione della cromatina, parliamo di spermatozoi, eh? Si può vedere se ci sono gli anticorpi antispermatozoo, sono milioni di test che si possono fare, questi sono i principali. Però poi alla fine, alla ICSI tanto non lo puoi vedere, quindi sapere che ok, mio marito ha il 50% degli spermatozoi frammentati, quando poi tanto alla ICSI io... Non è che posso fare nulla, sì, gli puoi dare degli antiossidanti, gli puoi dare, non so, qualcosa, ma anche quello attenzione, perché alcune cose fanno bene, altre cose, se non hai bisogno, ti fanno peggio. Ah sì? Ma anche semplici antiossidanti? Allora, questo dobbiamo fare un'altra diretta, perché okay. Sennò, per me l'antiossidante migliore ti fai tutti i giorni una spremuta di limone, perché tutto quello che dicono con antiossidante ci mettono la vitamina C dentro. Allora dico io, ci dobbiamo prendere delle cose, pagarle il triplo, abbiamo il limone, ti fai la spremuta di limone tutti i giorni, ti mangi le noci che contengono lo zinco, è più biodisponibile, non hai metalli pesanti, dobbiamo non ti intossica. Cioè, non mi fai queste domande a me, perché guarda, sei la vignetta del cervello che esce. Parleremo di nutrizione e antiossidanti. Antonella chiede, embrione frammentato cosa vuol dire? Allora, frammentato che cosa sono? Sono delle cellule dell'embrione, una cellula che magari non era molto buona o aveva qualche problema, che si è frammentata in tanti piccoli pezzettini, ok? Quello che si è visto è che ovviamente se c'è la frammentazione c'è stato qualcosa che non andava in quel blastomero, ma ti assicuro, da persona che segue spesso la crescita degli embrioni in time lapse, che sarebbero gli embrioni, quindi l'utero artificiale con la telecamera dentro. Che figata! Ti assicuro che vedi degli embrioni che sono frammentati, poi alla divisione successiva questi frammenti vengono inglobati in un'altra cellula e spariscono, poi ricompaiono. Poi diventa una blastocisti perfetta senza neanche un frammento. È mutevole, cambia tutto. Se vedi i filmati della crescita degli embrioni, vedi delle cose che tu rimani, dici, oddio mio, che cosa ha fatto? Ma lo sa lui quello che ha fatto. In quel momento gli davano fastidio, l'ha tolti e poi l'ha ripresi. Noi non potremmo mai vedere un filmato così. Se volete, una volta ci colleghiamo col computer e ve lo faccio vedere. Sì, certo. Allora, che cosa fanno in continuo? Ora noi abbiamo 20 minuti perché Instagram chiude a un'ora, quindi okay. Dobbiamo, siccome abbiamo diverse domande, dobbiamo cercare di essere molto sintetiche, Gemma. Allora, non è il mio dono. Ti aiuto io. Il trasferimento in seconda giornata lo consiglia o meno? No, la risposta è nel senso no, perché sono per andare a vedere come va avanti lo sviluppo embrionale. Abbiamo detto che vogliamo vedere se si attiva il genoma dell'embrione, però non tutti possono farlo, perché portare 5 giorni, 6 giorni di coltura embrionale ha un costo, perché se gli incubatori sono pochi, tu non puoi permetterti di stare 5 giorni all'interno di un incubatore. Cioè, vi faccio un esempio proprio immediato. Ci sono dei posti ovviamente che stanno all'interno del nostro laboratorio, e dover pagare magari lo scotto di dover stare in un incubatore poi con altre 5-6 pazienti, che viene aperto spesso, è pure peggio. Allora sì che dico, meglio farlo prima il transfer. Dipende sempre, dipende da che condizioni hai nel tuo laboratorio. Questo è un discorso che mi angoscia un po'. Onestamente, cioè è brutto, no? Perché tu lì comunque c'hai tutte le tue speranze, tutti i tuoi fondi economici, tutto, e pensiero che dipenda dall'organizzazione o dalla mole di lavoro che hanno in quel centro. Sì, ma dipende anche non tanto dalla mole di lavoro, perché può essere un laboratorio che fa solo 100 cicli l'anno, ma ha solo un incubatore, come un laboratorio che fa
2000 cicli l'anno, ma ha 40 incubatori. Costano tantissimo questi incubatori? Sì, dipende dalla tecnologia. Se compri uno basico, normale, può costare intorno, fai conto, ai 15, 20.000 euro, 15.000 euro, dipende. Quelli col timelapse, con la telecamera dentro, 90.000 euro. E ci entrano solo 6 pazienti per Quindi volta. adesso, da domani, le ragazze quando chiameranno i centri chiederanno quanti incubatori avete, ce l'hanno la Vi tua prego, camerina non con... dite che ve l'ho detto io, mi uccidono. Assolutamente no, niente nomi, qui siamo omertosi. Allora, Melania, grazie mille. Infatti, io arrivo sempre con uno o due blast, gli altri si fermano in quarta, quinta, sesta giornata. Ma voi non vi dovete preoccupare perché vuol dire che quello doveva succedere. Io dico sempre, preferivi fare 3 transfer di 3 embrioni e avere No, 3 beta vero, negative? Oppure fare vero. il transfer di una sola blasto, cioè sono anche ripetuti i fallimenti, sono anche quelli di beta negative, ma poi dipende. Ci sono pazienti che dicono: io preferisco fare, io onestamente, io anche alle mie amiche, preferisco dirti che non hai nulla da trasferire piuttosto che farti fare il transfer. Fai la preparazione, aspetti 15 giorni e poi la beta è negativa. No, è tosta, è vero, è peggio. Io a volte mi è capitato di non arrivare al transfer, mi sembra 3 volte, però 3 volte gli ovociti prelevati erano vuoti. E Il questa è una follicolo cosa... vuoto. Le... Eh sì, il follicolo vuoto. E mi ha fatto sempre arrabbiare perché poi magari le analisi andavano bene, loro mi spiegavano che erano indicative, no? E, però insomma è brutto pure quello, che fai tutto, arrivi al pick-up, alla cura, e poi non c'è niente. Quello sicuramente, quella è una cosa che ancora rimane molto da spiegare. Sì, è assurdo che nel 2020 non ci sia un modo per capire se questi follicoli siano vuoti o O meno. pieni. Allora, Sofia, quindi se i miei embrioni sono arrivati allo stadio di blastociti grazie ai miei ovociti vecchi di 40 anni, vuol dire che erano validi? Sì, giusto. Assolutamente sì, super. Esatto, buono. Dai, Sofia, una buona notizia oggi. Melania. Sofia, secondo me, da quello che dice la dottoressa, sì, esatto. Simona, quindi fino al terzo giorno è l'ovocita il più importante, dopo entra in gioco lo spermatozoo. Esatto. Abbiamo imparato tante cose oggi. Melania, evviva, una diretta illuminante. Se gli embrioni si formano sempre in terza, quarta giornata, è colpa della qualità ovocitaria o entra in gioco la funzione del seme? Questo. No, gli embrioni in che senso si formano dalla terza giornata? L'embrione si forma già dalla seconda giornata, perché la prima giornata è uno zigote, quindi si vede se si è fertilizzato. Dalla Ok. seconda giornata si forma l'embrione che è circa 2-4 cellule. In terza giornata diventa 6-8 cellule, in quarta giornata diventa una morula, che è tipo la morositas, È la carina. caramella. In quinta diventa la blastocisti, quinta, sesta o settima, perché attenzione, che ho tutte le pazienti spaventate, oddio, ma in quinta non avevo ancora blastocisti. La blastocisti si forma tra la quinta, la sesta, la settima giornata. Ok, Attenzione a grazie. dire in quinta a volte dicono blastocisti, ma è una pre-blastocisti. Quindi tra la quinta e l'ottava? È la settima. E la settima? Sì, l'ottava già è un Ok. po' troppo, di solito o si è formata o è degenerata. E in caso di ovociti congelati, meglio il seminale congelato, giusto? Quanto può perdere alla fertilizzazione un ovocita congelato? Sempre grazie. Allora, ovocita congelato, posso anche utilizzare il seme fresco. Non devono essere per forza tutti e due No, congelati. esatto. Invece, l'ovocita congelato quanto perde? Quanto perde? Nulla, perché se è congelato bene con una tecnica di vitrificazione, che è la tecnica migliore per congelare gli ovociti, non c'è alcun problema, il potenziale è lo stesso. Prima, questo purtroppo è un retaggio di quello che c'era prima. Prima c'era un'altra tecnica di congelamento, ma parliamo di più di 10 anni fa, che è il congelamento lento, che era una tecnica che purtroppo lo danneggiava, ma perché? Perché l'ovocita è grandissimo e contiene tanta acqua. E che cosa faceva questa tecnica vecchia? Trasformava l'acqua in cristalli di ghiaccio, cioè quello che si fa a noi quando mettiamo la roba nel congelatore, ok? Di casa. C'è un congelamento lento, piano piano l'acqua è trasformata in cristalli di ghiaccio.
La tecnica di vitrificazione è il nostro abbattitore. È immediata, quindi. È immediata e quindi non si forma il cristallo di ghiaccio. Quindi, Ma perché il cristallo quando si scioglieva poi che causava? no, il cristallo, innanzitutto noi cercavamo di congelare anche all'epoca, prima disidratando la cellula, così il Ah, ok. quantitativo era minimo, ma il cristallo è pungente e i blastomeri si rompevano. Si rompeva ciò che era all'interno dell'ovocita. Abbiamo detto che nell'ovocita qualsiasi cosa è preziosa, anche un singolo mitocondrio, che è un organello che è quello che produce l'energia. Se non c'è energia, non avviene In nulla. questo momento sto ricordando il disegnino delle medie col mitocondrio. Allora, Esatto. scusate, mi sono collegata adesso. Di cosa si sta parlando esattamente? Dharma, stiamo parlando con Gemma, che è questa biologa, embriologa. Sono un'embriologa E proprio. quindi la stiamo distruggendo di domande. Tatiana, i miei embrioni non sono mai arrivati a blasto, nonostante la mia età. Dharma, Gemma è una biologa, ecco, si davano le risposte tra di loro. Ha risposto ora, fino a 72 ore risponde ovocita, dopo entra in gioco il seminale. Giusto. Francesca, i miei morivano tutti in terza giornata, nonostante avessi 27-28 anni. Che problematica c'era? Un fattore maschile era? Mi sembra, Francesca, endometriosi, vero? Okay. Ci sta, sentiamo Sì. la risposta, però a volte può succedere, ma non vuol dire che questo accada sempre. Ci sarà prima o Vero. poi una stimolazione in cui ci può essere un'ovocita con un maggiore potenziale di impianto. E in questo ritorniamo sul discorso, arrivare quindi preparate a quella stimolazione lavorando molto sull'alimentazione, perché si può fare tanto con l'endometriosi, con l'alimentazione sull'endometriosi, È vero. veramente tanto. È vero. Io ho sempre inserito embrioni. Una volta ho messo blastocisti, ma non era andata bene. Una volta mi chiamarono dalla clinica dicendomi che era meglio inserire in terza giornata anziché quinta. Non so, lei Angela. Ripeto, dipende, ma non è che è sbagliato. Io dico, se una paziente ha 10 embrioni e si forma e ha 10 embrioni in terza giornata, siccome idealmente il transfer va fatto un embrione alla volta, questo è un altro punto cruciale, non andrebbero mai trasferire due embrioni perché non aumenta le percentuali di successo, aumenta solo il rischio che vada male la gravidanza, perché noi vediamo solo le gemellari che sono andate bene, voi non sapete quello che vediamo noi del settore, di quante problematiche hanno queste mamme e questi bambini. Quindi preferiresti fare 10 transfer oppure aspettare, andando a blastocisti, tu già hai una selezione fatta da madre natura, no? Di quale andare a scegliere. Poi, se una paziente ha uno o due embrioni, allora posso essere d'accordo e si può fare il transfer in terza. Ma dipende anche sempre dalla paziente. Se è un primo tentativo, ok. Se è un quarto tentativo, ritorniamo al discorso, aspettiamo di vedere veramente se vale la pena fare questo transfer. Allora, Magda, quindi spermatozoi testicolari non sono di buona qualità spesso? Sono Allora, immaturi? sicuramente non sono di buona qualità, ma che cosa vuol dire qualità? Sicuramente non hanno finito la loro maturazione, ma all'interno il DNA c'è ed è quello e quello basta. Ok, va bene. Quindi Allora, senza problema. Yuki Sayuri, come ti chiami Yuki Sayuri? Se si fa la biopsia testicolare c'è il rischio che gli spermatozoi siano immaturi, quindi sì, però Sì, non importa. ma immaturi dal punto di vista cellulare, ma non di DNA. Capito? Ok. A noi quello Jamaica, conta. io vado più veloce perché mancano 10 minuti. Jamaica, secondo me perché hanno paura di non avere blasto, la risposta del... Ok, e può essere, me l'hanno detto alla Janet Desi. Va bene, andiamo avanti. Lucilla, vorrei sapere come mai avviene il deterioramento delle blastocisti, perché accade dopo lo scongelamento? C'è Perché lei troppo ha da congelato, dire. non lo so. Purtroppo, non sa. Allora, potrebbe essere dovuto a tantissime cose. Può essere anche un bene perché vuol dire che quell'embrione comunque non avrebbe avuto un potenziale di impianto. Cioè, è un embrione che comunque ha un congelamento e scongelamento, che comunque non è un evento drammatico. Abbiamo detto che non va a impattare la qualità. Se non è sopravvissuto, probabilmente vuol dire che c'era qualcosa che non va. Quindi io la prenderei in positivo. La Io ti prenderei, devo mi fare avrebbe una dato una domanda. beta negativa.
Io ti devo fare una domanda, ma perché quando si parla di eterologa e ti dicono che se tu fai un'ovodonazione con degli ovociti congelati e quindi scongelati, c'hai meno possibilità di quando vai e lavori sul fresco e quindi parti e vai direttamente. È perché dipende da chi te lo dice. Se te lo dice qualcuno che vuole che vai al suo centro, che magari sta all'estero e ce l'affreschi. Però questa è una cosa che a me negli anni, quando provavo, mi dicevano sempre che l'ovocita congelato e scongelato non può essere dello Congelato e stesso. scongelato male non ha le stesse probabilità, sicuramente, ma congelato e scongelato bene ha le stesse probabilità. Ah, Le stesse. ok, ci volevo tornare perché questa invece era una mia No, infatti è un punto convinzione. importante perché tante pazienti magari fanno dei viaggi, vanno in dei posti oppure fanno delle liste d'attesa pazzesche per avere degli ovociti freschi, ma nessuno ti dà la stessa garanzia. Cioè. Dovremmo parlare anche di eterologa in questo senso, secondo me. Allora, Melania, pensiero stupendo della dottoressa, non credo neanche io alla classificazione. Mio figlio era un embrione molto brutto, Carol, complimenti. E quindi la cosa più importante è portare ad un ablasto, penso di sì, Io giusto? nel mondo ideale, nel laboratorio ideale, se possibile, io sì, lo porterei a blasto, ma devi anche avere delle ottime condizioni, abbiamo detto. Ok. Bellissima la tazza, Lori, lo so, ci dice una parolaccia, ma molto carina, sono affezionata. Allora, con l'endometriosi la qualità degli ovociti peggiora, vero? Sì, peggiora la qualità Purtroppo degli sì, ragazzi. ovociti. E a volte è stato riportato anche un peggioramento un po' di recettività endometriale, ma in realtà non è vero perché le donne con endometriosi che poi fanno donazione di ovociti non hanno problemi, quindi non è l'endometrio, è il dialogo embrione-endometrio. Perché? Perché è molto infiammato, l'ambiente è infiammato e quindi c'è da lavorarci su, ma non vuol dire che non ci sono potenzialità. Blasto congelati o fresche hanno le stesse possibilità? Mi sa che faccio troppe domande, scusate. No, Melania. Non c'è problema, sì, hanno le stesse possibilità. Nel momento in cui è un ablasto, ha le stesse possibilità. Giulia, può succedere che un ovocita è immaturo perché è prelevato troppo presto? Di solito non lo prelevano presto perché c'è proprio 36 ore dalla puntura che hai fatto. Quindi sì, a volte abbiamo pazienti che sbagliano a fare la gonasi o il suprefatto, invece di farlo 2 giorni prima, diciamo, 1 giorno e mezzo prima, lo fanno la sera prima. E lì abbiamo fatto il pick-up, erano tutti immaturi e poi chiedendo abbiamo scoperto che la paziente aveva sbagliato orario. Ma Oppure voi? Ma voi vi affezionate a una paziente? Cioè, tu, tantissimo. quindi con il nome, tu No, il capisci nome non lo se... possiamo dire a nessuno per la No, no, privacy, no. no, Però però sì, dico io le tu, chiamo per nome le pazienti. attraverso il nome, anche se non hai contatti diretti con la paziente, tu riesci a ricordare che lei ha fatto tre tentativi, cinque Ma tentativi, noi se... cioè... abbiamo tutto, noi abbiamo tutto. Nel momento in cui c'è la cartella di quella paziente, c'è tutta la sua storia. Senti un attimo, è la chiamata, quella chiamata orrenda che fate voi. Come vi sentite quando dovete dire che non è andata, che Un sono po' in ansia, deteriorata? infatti di solito ci pensiamo un po' e ci rimbalziamo la cosa con il ginecologo. No, vabbè, ma chiamala tu per dirgli questa cosa. No, ma chiamala tu Ma perché magari uno non sa mai, però devo dire io che. volevo parlare anche di questo aspetto qui per umanizzare il ruolo che rappresenti, ma mi sa che non ce la facciamo, ci sono altre domande, proviamoci, mancano 5 minuti. E allora, Ne facciamo sì. quante voi volete, ogni settimana se volete accumuliamo le domande. Anche per un uomo fanno male gli zuccheri? Certo. A tutti fanno male, pure ai bambini, a tutti. Ok, aspetta, evito di dire le cose, di ripetere quello che si dicono tra di loro. Mi rendo conto che bastava un piccolo aiuto, magari quando ero più giovane, non sapevo che gli zuccheri influenzassero così tanto, influenzano tantissimo. E dunque, Melania, anche per gli uomini, si rispondono tra di loro. Lucia, diretta strabella, io volevo sapere se la crioconservazione prolungata rovina la qualità dell'embrione, c'è un limite di tempo entro il quale sarebbe meglio trasferire? No, assolutamente no. Anche 10 anni, 15 anni, non ci sono problemi. Perfetto, ti dicono che sei chiarissima, quindi fare una Grazie. frammentazione allo spermatozoo è inutile se poi devi fare una ICSI?
Sì, ti dà un'informazione, ma poi. C'ho l'ansia che voglio finirle. Qui vogliamo già, ma ogni settimana, prometto che ci provo. Il mondo degli antiossidanti se la ridacchiano. Secondo me non sempre l'età della donna incide sulla qualità ovocitaria. Io ho iniziato il mio percorso a 29 anni e non ho mai avuto blasto. L'endometriosi può peggiorare quindi la qualità ovocitaria. Sì, l'abbiamo detto. Purtroppo sì. E io ho 30 anni e sono multifollicolare, produco sempre bene, si fertilizzano tutti, problema maschile. Mi hanno detto di passare ovodonazione perché se i miei ovociti sarebbero buoni, devono riparare i problemi di sperma. Hai proprio 30 secondi. Non ho capito la... Cavolo, questo non ci voleva. Allora, io ho 30 anni, sono multifollicolare, produco sempre bene, si fertilizzano tutti, problema maschile però hanno, ma mi hanno detto di passare ovodonazione perché se i miei ovociti fossero buoni dovrebbero riparare il problema del seme. Non so che dirti, cioè, ci penserei un attimo, se vuole mi può scrivere in privato, ma nel senso che mi darei un altro tentativo, è così giovane. E non è detto che non è una regola, non è una scienza esatta, nessuna scienza, quindi. Vogliono vedere il time lapse degli embrioni? Anch'io. Ciao Chiara, io me la rivedo dopo. Mio marito è appena tornato al lavoro. Bravissima Gemma, con tutto quello che implica a livello psicologico il post-transfer. Beh, certo, del discorso che facevamo prima, meglio trasferire quando siamo certi che ci sia qualcosa di importante da trasferire. Davvero brava e Chiara? Ok, è piaciuta a tutte, meno male. Comunque mi sta facendo amare la biologia in un modo straordinario. Vorrei una biologa così. Okay. Ora quando mangerò le morositas penserò alle morositas, dai. Io subito ci pensai quando le vidi, sono identiche. Non ho mai ascoltato una lezione di biologia così interessante. Grazie. Le mie due blastine erano in etching e altra no, e l'altra no. La biologa mi disse che non voleva maneggiarla per aiutarla a sgusciare, che era perfetta così, infatti attecchirono entrambe. Allora, assisted etching, come lo vedi? Non ci sono dimostrazioni scientifiche che vada fatto. A un certo punto c'era la moda che si impiantava di più se lo facevi, non è così. Ok, unico ovulo prodotto e fecondato e trasferito in 3 giorni. È sempre meglio aspettare diventi blasto, Pamela? No, no, No. cioè solo uno, non c'è quel razionale che dicevamo. Ok, in teoria sono ancora più avanti, ovvero pronta ad attaccarsi a noi. Nanduccia, lei non ha mai scritto, finora in due stimolazioni più transfer fresco, mai arrivata a blasto, solo terza giornata eppure pochi, e sempre beta negative. Ci sono esami fattibili per la qualità ovocitaria che se di mio non ovulo? No, esami per la qualità ovocitaria no, ma ti dico, lavorando con l'alimentazione da 2 a 3 mesi prima di un tentativo si possono vedere dei Che risultati. poi lei è una mangiona, perché io l'ho fotografata per Hai il visto? libro, e ora ti meniamo la prossima settimana, Nanduccia. Nel caso di ovaio policistico, la metformina, quando è utile? È utile perché va a diciamo, sensibilizzare l'azione dell'insulina, perché la paziente ha insulino resistenza, quindi è utile, ma è ancora più utile lavorare sull'alimentazione così uno non prende il farmaco. Allora, la dottoressa torna presto, ve lo faccio sapere, farò un post qui, dato che ci tenete in tante, se si può una diretta sull'alimentazione la facciamo, ma anche la blasto euploide non può sopravvivere allo scongelamento? Anche la blastoeuploide può non sopravvivere, può Non succedere ce di la tutto. facciamo. Poi facciamo un'altra diretta sulla diagnosi preimpianto, il test preimpianto e la blastocistica. Ho capito che è una cosa che magari molto. Mi dispiace proprio perché ho delle domande, ma non ce la facciamo. Ma Deve se vuoi tornare ci qualcuno. ricolleghiamo, spegno e riaccendo. Madonna, Che io devo dici? lavorare, io devo fare un sacco di Anche foto. io alle 3:30 devo andare via. Ok, spengiamo e riaccendiamo Vai, solo per le ultime domande e vai. basta. Ok, aspetta, ciao.